Bentrovati amici di Tech ⁇ City, come sapete noi siamo un format liquido, ogni volta scegliamo una location diversa. Con Maria e Gigi siamo stati nella casa dell'energia, nei grandi building della tecnologia, siamo stati perfino nella veneranda pinacoteca ambrosiana e oggi siamo in, nella sede di una banca, ma una banca molto particolare, senza sportelli, senza code e presento subito i miei ospiti. Damiano Castelli, responsabile della serie italiana di Inge Direct. Buongiorno, buongiorno. Sergio Rossi, che si occupa di marketing, della comunicazione di questa azienda. Che adesso andremo a vedere cosa fa. Buongiorno. E poi Gigi Beltrame, Ciao, che buongiorno. mi aiuterà a fare le domande. Allora io chiederei: abbiamo detto, Damiano, che è una banca diversa, una banca che nasce online. Che cos'è in effetti Inge Direct? Iniciarete è la banca digitale di NG, abbiamo, abbiamo in Italia un milione di clienti e offriamo prodotti semplici, trasparenti e condizioni economiche vantaggiose, e diciamo con, principalmente attraverso i nostri canali digitali. Eh, copriamo i principali bisogni dei no, nostri risparmiatori, quindi copriamo quasi tutte le esigenze dei risparmiatori italiani. Senti Damiano, eh, hai parlato di canali digitali, infatti la banca è online, però ci sono anche quelli che voi chiamate bank shop, cioè questi luoghi fisici. Allora qual è il mix? Noi siamo abituati in Italia, come in altre nazioni, a vedere la banca che ha un'insegna, che ha una cassa, che ha una coda, che ha un problema di parcheggio. Eh, come, come siete voi, più fisici o più digitali? E diciamo che possiamo distinguere due mondi, il mondo del servicing, cioè un già cliente che interagisce con noi per raccogliere informazioni, per fare una transazione, in questo caso diciamo che la nostra banca è principalmente digitale, il 95% dei nostri clienti operano attraverso la banca in forma digitale, solo il 5% ha necessità di un'interazione con un nostro agente. Quando passiamo invece all'accoglienza di nuovi clienti, quindi l'apertura di un nuovo rapporto, qua il peso è completamente diverso. Parliamo del 50% face to face con una persona fisica, il 50% in formato digitale. Cioè, vi vogliono vedere all'inizio, vi vogliono vedere. Sì, diciamo che la, la mano, tendenza è quella tipica degli italiani, per cui la presenza fisica è molto è importante, specialmente nella prima fase, quella di conoscenza. Beh, per cui... Però è interessante che il 50% già viaggia solo online. Assolutamente, sì. è già una tendenza interessante. Sì. Negli ultimi tempi eh, sta crescendo la parte online o l'altra? Qual è diciamo, diciamo il, che il termometro? Il peso ormai si sta spostando nel, nel formato face to face, questo è veramente importante. Diciamo che in questo mondo ormai ho detto il 50% è face to face e qua il peso importante l'ha avuto sicuramente lo sviluppo dei nostri bank shop, quindi questi concept store che abbiamo, ehm, abbiamo introdotto nelle principali città italiane che consente di trasferire quelli che sono i vantaggi, le condizioni tipiche dell'online, però in un formato, in uno spazio fisico. Certo. In un'economia che stagna, voi siete piuttosto sparkling, effervescenti, eh, c'è stata l'apertura di una sede a Torino, eh, ci dicevi la domanda è quando aprite una nuova filiale nel territorio italiano, assumete anche personale? Eh, assumiamo personale nuovo. Generalmente, diciamo che generalmente abbiamo un mix di persone che arrivano dalla, dal nostro call center in modo principale perché è un'esperienza tipica di vendita, quindi conoscono bene i nostri processi e i nostri prodotti. Ma sicuramente accompagnati da persone del territorio che conoscono molto bene il territorio in cui si deve operare. Un'ultima battuta, Damiano, su questa meravigliosa zucca che è stato il vostro simbolo, ma è un, uh, un simbolo italiano. Se noi andiamo all'estero, non c'è la zucca. Sì, questo è un simbolo tipico italiano. Diciamo che le Ani sono nate generalmente con un loro simbolo. Per noi la zucca è un simbolo molto importante che stiamo mantenendo nel corso del tempo, per cui è un siamo simbolo molto riconosciuto sì, perché siamo dagli italiani. È il paese del buon cibo, del food, quindi ci sta bene sì. una zucca. Bene, grazie. Noi adesso andiamo a vedere un servizio, ci spostiamo nello stadio di San Siro Gigi ha avuto un fremito eh, perché abbiamo lì incontrato una nuova generazione di smartphone eh, che sono HTC e sono stati i telefonini più premiati a livello internazionale, quindi telefonino dell'anno. Andiamo a sentire il eh, servizio. Um, L'obiettivo di HTC è diventare uno dei tre grandi player del mercato degli smartphone. Abbiamo lavorato duramente soprattutto su questa famiglia degli HTC One che oggi vi presentiamo qui nello stadio di San Siro. Sono il One, il One Mini e il One Max. Eh, questa famiglia vuole offrire agli utenti un'esperienza abbastanza unica. Oggi vedete molti telefoni sono tutti uguali, sono neri, sono di plastica, noi al contrario vogliamo dare alla gente esperienze diverse, esperienze uniche, puntiamo ad un pubblico abbastanza giovane, fra i 18 e i 35 anni. Vogliamo offrire loro qualcosa che esca dalla media, dalla mediocrità. Questa famiglia di smartphone per esempio usa eh, nella sua scocca un materiale come l'alluminio, un materiale eh, pregiato, eh, permette un audio bellissimo grazie all'accordo che abbiamo fatto con Bits. Ha una fotocamera, una videocamera di grandissima qualità e un design sul quale abbiamo investito moltissimo. Un design originale, un design che fonde l'alluminio in una linea molto elegante, molto maneggevole e per gli utenti è un'esperienza diversa maneggiare un HTC. Eh, Noi costruiamo i nostri smartphone a Taiwan dove è il nostro quartier generale ma li facciamo disegnare negli Stati Uniti per offrire ai nostri utenti un impatto, una sensazione, un'esperienza molto, molto positiva. Prima di questo rilancio abbiamo imparato molto dai nostri utenti, specialmente qui in Europa dove abbiamo condotto delle ricerche perché in Europa il gusto è molto sviluppato, gli europei vogliono le cose belle, le cose raffinate e in particolare il mercato italiano italiano ci sta dando grandi soddisfazioni anche qui eh, l'HTC One e la sua famiglia eh, è stato votato come il telefonino migliore dell'anno proprio per questo proprio per questo eh, ritorno di grande successo noi continueremo a investire in tecnologia e in ricerca eh, per dare ai nostri utenti un prodotto sempre migliore Rientriamo da un servizio di telefonini e quindi agganciamoci all'utilizzo di una banca in mobilità, quindi le app, le app di NG, quindi come vi state muovendo in questo segmento? Allora, eh, ci stiamo muovendo con molta soddisfazione eh, pensando che per i nostri utenti l'app è un elemento determinante, quindi ormai fa parte dell'offerta di prodotto, ormai è un prerequisito per, per scegliere una banca. Quindi, giusto per dare dei numeri, il 30% circa di chi ci sceglie, quindi attiva una, una relazione con noi, scarica subito l'app. Arriviamo poi nel corso dell'utilizzo a un, un 50% delle persone che hanno un conto corrente con noi che utilizzano regolarmente le app. Eh, quindi è assolutamente, come dicevo, parte del, dell'offerta. Eh, quante ne, ne abbiamo, i, i nostri clienti ne hanno scaricate? Ad oggi 350.000 e sono circa 1.000 al giorno le app che vengono oh. scaricate dalla nostra. Per il mercato italiano? No, solo per Ingidare di questo ah, stiamo okay. parlando. E eh, ormai con le app si può fare tutto perché circa l'85-90% delle operazioni che un cliente può fare con la propria banca, noi eh, diamo la possibilità di farla attraverso, attraverso certo. l'app, e non è solamente un che cosa posso fare, ma è anche la facilità perché tipicamente prendiamo l'esempio di un bollettino. Semplicemente fotografando un, uh, un codice io posso avere già caricati i miei dati, quindi non è solamente posso pagare un bollettino postale, certo. ma posso farlo anche in velocità, in mobilità. E quindi. Tu, poi senza rischi di sbagliare, visto esatto. che se fa una foto non si sbaglia, a digitare magari con un piccolo schermo più complicato. Esatto. Ma fotografiamo cosa? Un QR code. Sì, tipo un QR code Capito, e cattura bene. tutte le informazioni del. No, ma viene in mente la coda, le poste, eccetera. No? E no. Quindi mi solleva l'idea che un QR code ci può semplificare la vita. Esatto. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che il, il mobile, che è già una, una certezza, non, non stiamo scoprendo niente, è già certo. una, una, un elemento iper consolidato. Eh, per noi non potrà che crescere e ci aspettiamo che in un futuro il 60-70% dei contatti venga attraverso questo canale. Beh, anche perché è il mercato che sta crescendo in assoluto di più. Certo, esatto, eh, tutti noi italiani amiamo avere in tasca certo. il nostro mondo digitale, quindi insomma anche allora. la banca. Per chi ci ascolta e possiede un, un telefonino con dentro un sistema operativo, adesso ce ne sono tanti, l'ultimo nato, ma è ancora una nicchia, gli facciamo tanti auguri, è quello di Firefox, no? sì. eh, su quali piattaforme adesso funziona la vostra app Sergio? Noi eh, abbiamo due app specifiche per eh, il mondo Apple e il mondo Android, ma comunque copriamo eh, anche altri device, quindi anche Windows Phone è coperto attraverso una un, un m-site che diamo a disposizione dei clienti. Si può addirittura, leggo qui, eh, avere un preventivo per un mutuo, cioè sto andando in treno, mi sto annoiando, di che, mamma, mi voglio comprare qualcosa, mi, mi fate un preventivo per un mutuo in questo modo con l'app? Eh? Sì, come dicevo le, le, le possibilità di, di utilizzo e di fruizione dell'app sono, sono veramente estese, quindi copriamo circa il 90% delle, delle funzionalità normali che si possono trovare sul web. Senti, prima dicevamo questo codice da fotografare, per essere precisi e non essere smentiti, si chiama Data Matrix, sì. il, il codice da fotografare sul, sul, sul cellulare. Eh, più donne o più uomini usano l'app questa è una domanda un po' così da salotto di domenica pomeriggio però di, direi che rispecchia la nostra base clienti che è molto ben bilanciata e quindi... un'altra domanda che mi interessava è l'età media di, dei, vostri, dei vostri utenti perché ho avuto molti amici negli anni 80-90 che sono diventati ing ma poi non ho saputo più nulla di loro l'età media è oltre i 40 anni 42-43 anni diciamo che mediamente copriamo principalmente il range tra i 40 e i 50 anni c'è cioè, coppie che lavorano Lavorano, sì, che esatto. hanno un'attenzione sì. al denaro molto sì. molto eh, spiccata. Bene, adesso noi chiudiamo questa prima parte di Tech and the City, andiamo ad un breve break pubblicitario, ma ci vediamo subito dopo qui nella sede milanese di Inch Direct. A dopo! Bentornati sulla scena di Tech ⁇ The City, siamo nella sede milanese di Inch Direct, quindi questa volta il format liquido ha scelto di raccontarvi i vantaggi di una banca online, i vantaggi di un'app che ci permette di risparmiare tempo e gestire i nostri conti con più intelligenza. Qui a Davanti a noi abbiamo il simbolo eh, di, questo, di questo gruppo ed è anche un simbolo augurale per, il prossimo, per i prossimi banchetti. Ma eh, se da un lato noi siamo come dire, contenti di, di questo uso della banca online, Sergio dall'altro cresce perché ci sono i titoli dei telegiornali ormai sul phishing, su tutto quanto, la sicurezza. Come facciamo a rassicurare, come fate a rassicurare i vostri utenti? Allora, mh, per rassicurare i nostri utenti eh, abbiamo puntato da qualche anno sulla strada del dialogo. Perché? Perché deve essere una collaborazione banca-cliente, cioè aggiorniamo noi come banca in maniera sistematica, in maniera costante i nostri sistemi, aggiorniamo quindi i nostri sistemi di protezione e di sicurezza. Molto spesso dobbiamo spingere, far capire anche ai nostri clienti che anche loro devono fare lo stesso. Certo. Cioè, quindi la, la catena regge ed è, ed è una catena sicura se anche i, nostri, anche i nostri clienti hanno, per esempio, banalmente un antivirus eh, aggiornato o se magari investono qualche euro, perché di queste cifre stiamo parlando, certo. per proteggere poi la loro vita digitale, che molto spesso non riguarda solo la banca, riguarda diversi elementi appunto della, della loro identità. Quindi. Attraverso la formazione, attraverso il dialogo, attraverso la comunicazione eh, cerchiamo di migliorare e tra l'altro ci ritorna un feedback dei clienti estremamente positivo, ma comunque cerchiamo di migliorare la, eh, la sicurezza nel mondo digitale che riguarda chiaramente certo. anche la banca. Senti, c'è un numero grezzo che gira sul, sui danni provocati dal cybercrime che è stato... Calcolato in circa 310 miliardi di dollari, ma questo è un numero come dire astratto. In termini pratici, succede che dei vostri clienti abbiano dei problemi? È successo? Cioè, nell nel, nella pratica ci sono dei problemi attacchi su questi conti? Allora, eh, chiaramente casi, casi ci sono, sono marginali a, e, e sono, come dicevo prima, anche spesso eh, dipendenti o direttamente dipendenti. Dal, dal tipo di rischio che i clienti si prendono, certo. un esempio, cliccare su link o su mail molto strane dove viene richiesta una password, dove viene, eh, vengono richieste azioni che tipicamente una banca non, per, per, per motivi di sicurezza non fa, certo in questi casi eh, possono essere eh, esposti a, a situazioni rischiose di frodi però stiamo ancora parlando eh, di, di, di casi limitati. Sì, Se consideriamo limitati, sì. che comunque in Italia non siamo particolarmente avanti, ma circa il 25% di, eh, del, di relazione è online, quindi in termini di transazioni questo, questo valore è ancora più importante. È in crescita e quindi certo. l'educazione su questo tema deve essere aumentata. E soprattutto l'attenzione da parte di attenzione, tutti. l'attenzione certo. non bisogna mai abbassarla. in Come stiamo caso. attenti di fronte a un bancomat? Per fare un prelievo certo. dobbiamo stare attenti anche di fronte a un PC. Bene, allora manteniamo alta la soglia di sicurezza. L'Italia è un paese in cui qualcuno ha deciso di investire ed è Vodafone che sta accrescendo diciamo, la potenza del 4G e hanno promesso anche una distribuzione capillare perfino nelle spiagge con un investimento biennale di 3,6 miliardi di euro. Andiamo a vedere questo servizio sul 4G da, della Vodafone. Parte del programma Spring che abbiamo annunciato significa portare il 4G in maniera pervasiva su tutta l'Italia. E visto che l'Italia è un paese su cui la parte turistica e costiera è molto importante, significa anche un grosso investimento per portare il 4G al mare. Quindi nelle località turistiche ovviamente principali, eh, nell'arco dei prossimi due anni avremo il 4G. Già oggi onestamente in molti casi è possibile vedere video fluidi. Io ieri sera ho guardato metà della partita della Juventus usando il servizio di Sky Go in mobilità e non mi si è fermato il computer neppure una volta. Eh, è ovvio che nelle grandi città è già possibile oggi, sia sul 3G che sul 4G, man mano che ci si muove. Ad esempio, sappiamo che sui treni è molto complicato, eh, nelle cittadine più piccole o più di provincia è complicato. Quindi, il punto vero è estendere a tutto il resto dell'Italia la qualità video che uno è in grado di utilizzare ad esempio qua dove siamo oggi in centro a Milano, questa è la definizione di successo. Vodafone Italia ha preso una parte molto significativa degli investimenti di Spring, non ci siamo limitati ovviamente a farlo solo in Italia ma l'Italia recita un ruolo di primo piano all'interno del gruppo Vodafone e quindi ha avuto una quota significativa degli investimenti Spring che però riguardano anche tutti i principali mercati di Vodafone, quindi anche gli altri mercati del sud Europa. Abbiamo, fatto, abbiamo sviluppato questo telefono come abbiamo fatto in passato con i telefoni a marchio Vodafone, cioè il design, tutte le feature tecniche, tutta l'attività di testing eh, sono tutte fatte internamente da Vodafone, mentre invece poi la produzione e eh, l'engineering viene fatto dal partner esterno, quindi è tutto certificato a qualità Vodafone. Sarà un futuro con video sempre più fluidi, arriverà il 4G, la velocità eh, con cui si sta espandendo anche il servizio di INGI. Mi piacerebbe che Damiano ci raccontasse che cosa c'è dietro l'angolo, cosa state preparando per il 2014. Beh, intanto in generale, puntiamo nel 2014 a un allargamento della nostra presenza territoriale: per cui, apriremo sicuramente dei bank shops, allargheremo Roma, forse il Sud Italia e l'altra cosa che faremo è un allargamento della gamma prodotti, lanceremo nella prima parte dell'anno i preset personali. Ah. Più in generale riguardo al nostro futuro, vediamo il futuro di Energy Direct molto legato al futuro digitale, quindi uno sviluppo sempre maggiore dei canali digitali, siamo attualmente al 95% di servicing in digitale, puntiamo nel 2017 al 98% di, di servicing in digitale. Questo è in linea con la strategia anche del gruppo di quello che è Self-First Advice When Needed. Quindi, prima di tutto, il cliente vuole fare da solo, quindi, questa certo. è l'esigenza del cliente: più autonomia, ehm, semplicità della relazione, nell'interazione con la banca. Ma quando è necessario, beh, allora serve, quando serve una consulenza, bisogna risolvere un problema, lì serve comunque la, un, un agente che possa rispondere alle esigenze dei clienti. Quindi questo è il nostro approccio. Eh, puntiamo a un milione e mezzo di clienti nel 2017, questo è il ah, nostro obiettivo. obiettivo. Eh, Damiano, eh, prima nel briefing parlavamo di un concetto che mi affascina molto, la sparizione del denaro contante. È un sogno, è un vantaggio, come, qual è la tua opinione? Uh, penso che questa sia una grande opportunità in generale per il sistema bancario italiano ma, ma anche per l'Italia stessa, per cui puntare molto alla riduzione del contante e l'utilizzo della, della plastica come strumento di pagamento potrebbe portare grossi benefici in modo particolare ai clienti. Quindi penso che sia una grande opportunità per l'Italia. Bene, allora abbiamo chiuso questa puntata, ringrazio Gigi, ringrazio Damiano Castelli, ringrazio Sergio Rossi qui dalla sede di Gia. Adesso c'è un servizio che ci fa conoscere una nuova iniziativa fatta sul territorio, è un'iniziativa educational e vi do appuntamento alla prossima puntata. Questa tappa italiana è la tappa italiana della Cyber Security Conference che Kaspersky Lab sponsorizza tutti gli anni. In particolare quest'anno eravamo e siamo alla ricerca di talenti in un momento di difficoltà generale. Ancora una volta Kaspersky rappresenta una nuova opportunità per giovani talentuosi che eh, siano così disponibili intanto ad affacciarsi a un, a un laboratorio no, antivirus che è presente in tutto il mondo, è presente anche da un punto di vista ovviamente Commerciale, ma soprattutto da un punto di vista istituzionale. E poi a seguirci, questi studenti che siano disponibili a seguirci, eh, per arrivare in diverse tappe, questa era la tappa italiana, eh, a unirsi ad altri eh, studenti che in giro per il mondo si sono incimentati in ulteriori tappe, per arrivare alla fine a nominare il migliore, il miglior progetto di ricerca, che possa poi, ovviamente, iniziare una collaborazione con il nostro Virus Lab. Talento per noi è alla base delle soluzioni e del futuro dell'azienda per rendere poi nelle scatole o le aziende che ci, ci scelgono eh, quel servizio che. Utenti finali pretendono che sia un servizio che, di, di, di un prodotto che funzioni. Il nostro obiettivo è la tecnologia, prima di tutto. Lo dico sempre perché la, la società si chiama Kaspersky Lab, perché i laboratori indicati anche nel marchio dell'azienda sono il punto cruciale, lo snodo attraverso il quale eh, si sviluppa tutta la nostra attività, anche commerciale. Non nascondo che il piano futuro è un piano legato allo sviluppo commerciale, soprattutto del mercato B2B, quindi del mercato eh, verso azienda e anche del. Del mercato B2B2C, cioè del mercato verso azienda che però interfaccia, come potrebbe essere l'esempio di una banca, eh, un utente consumer. Quindi la sicurezza per noi, la, la maniacalità con la quale il nostro CEO e quindi tutta la nostra società indirizza la propria offerta commerciale eh, è legata fondamentalmente alla sicurezza, alla messa in sicurezza di ogni tipo di dispositivo. quindi Messa in sicurezza dei dispositivi legati alle persone. Questo premio arriva dopo il nostro lavoro, mio e di Davide Canali, su una piattaforma di web Honeypot. Praticamente abbiamo messo in piedi una piattaforma di server web, che sono Honeypot, quindi sono finti web server, ma che sono esploitabili da parte di, degli attaccanti. Quindi gli hacker possono andare sui nostri server, uploadare i loro file, tentare di, fare il, di proseguire un, un obiettivo e eh, noi misuriamo tutto quello che fanno, quindi le richieste che fanno, i file che uploadano, eccetera eccetera eccetera, in maniera da determinare varie statistiche su quali sono i trend più comuni eh, per gli attaccanti sul web in questo momento.